E partiamo a settembre con una commedia divertente che si chiama Affari di Famiglia. Sarò a Roma, al Teatro Tirso. Poi ci saranno tutto un susseguirsi di spettacoli al Teatro Golden, al Teatro dei Servi, con Call Center 3.0. Poi farò un altro spettacolo in giro per l'Italia e poi ne farò un altro invece a fine stagione dove sarò al Ghione, al Teatro Ghione. Insomma, un bel blocco che parte praticamente tutta la stagione, dalla prima alla seconda, Quindi tutta la trascorrerai stagione. l'inverno a teatro. Trascorrerò, beh, io ormai ne ho trascorsi, si dice primavera, in realtà primavera e inverni, soprattutto inverni a teatro. A teatro è sempre stata una passione e negli ultimi anni poi ho intensificato un po' di più la presenza, Come ti come sei dire. avvicinata al teatro? Perché hai iniziato come modella, fotomodella, Sì, ho iniziato come fotografa. come modella, vabbè, insomma, mi sono avvicinata al mondo dello spettacolo facendo la modella e non avevo ben idea di che cosa potessi fare da grande, forse perché questo era poi sarebbe stato il mio traguardo in qualche maniera. E facendo la modella ho iniziato a capire che era poco quello che facevo, che mi divertiva a farlo, ma soprattutto che volevo fare di più. E così ho iniziato a studiare recitazione, ho iniziato, insomma, con il teatro mi sono un po' buttata, era una cosa che non conoscevo. È capitata l'occasione, mi sono buttata, mi sono innamorata pazzamente del teatro e non l'ho più abbandonato. In realtà l'ho abbandonato per un periodo abbastanza lungo perché ho fatto la televisione. Con la televisione, dal cinema alla televisione, con la televisione, diciamo, era un po' difficile riuscire a organizzare, perché il teatro, come sai, si organizza sempre un anno prima, per cui avendo difficoltà, diciamo, nell'organizzazione l'ho dovuto abbandonare. E invece negli ultimi anni l'ho ripreso e quindi programmo un po' tutte le stagioni, chiaramente, che a seguire, insomma, poi mi organizzo in maniera da poterlo fare. E quindi ormai è diventata a tutti gli effetti la mia professione. Quali difficoltà trovi e soprattutto quali gioie trovi poi per recitare a teatro davanti alle persone e cosa ti dicono poi alla fine? Cioè, vengono nei camerini, ti salutano, ti criticano in malo modo Ma quella è la oppure. parte più bella, perché poi in realtà il pubblico che ti viene a salutare, che ti viene a fare i complimenti, ma anche che ti critica, è chiaramente sempre una crescita e vuol dire migliorarsi, vuol dire ogni giorno la cosa bella del teatro è che in realtà ogni giorno tu scopri qualcosa di quel personaggio. Ogni giorno che passa trovi qualcosa di diverso. Vai sempre più a fondo, sempre più a fondo. Io sono un po' diesel, nella vita in generale sono un po' diesel, faccio le cose molto, parto lentamente, poi parto. Però appunto per questo mi aiuta, ci lavoro sempre piano piano, mi dà la possibilità, facendo teatro, di capire ogni giorno di più, qualcosa di più di quel personaggio. E quindi questo mi piace molto, perché a volte arrivo a capire delle cose anche l'ultimo giorno, però è fondamentale perché poi me lo porto, no? Sedimenta, come dire, me lo porto poi l'anno successivo perché sono sempre le riprese. E quindi però è proprio bello il fatto di scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo, un po' come scoprire qualcosa di te ogni giorno, no? E quindi quella è la parte bella. La difficoltà è proprio quella, è la parte bella, ma è anche la difficoltà, quello appunto di lavorare ogni giorno, lavori sempre, non ti a quello che devi fare e soprattutto ogni giorno è diverso e questa è la cosa. Io sono un po' nella vita, forse proprio per quello che trovo, diciamo, la mia natura nel teatro, perché non amo fare sempre le stesse cose. Per me ogni giorno è diverso, ogni giorno può succedere qualcosa di nuovo e questo è il teatro poi, no? Perché ogni giorno può succedere qualunque cosa. Penserai di scrivere qualcosa per il teatro? Hai una storia che ti piacerebbe raccontare? Guarda, io sono sposata, non sono sposata in realtà, ma convivo ormai con una persona da 17 anni, con il mio compagno che è Mauro, che
che fa questo di mestiere, nel senso che lui scrive, è un autore, quindi mi sono anche un po' adagiata a questo. Non gli voglio rubare il mestiere e soprattutto una grande stima del suo di lavoro, per cui mi piace anche mi piace che lo fa lui, che lo faccia lui, e mi piace anche insomma avere la possibilità di fare quello che scrive lui. Per cui diciamo ci siamo divisi il lavoro. Quindi pensate da, oppure di portare una vostra storia, ma sarà proprio scritta da Mauro. Sì, 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 l'abbiamo già fatto. L'abbiamo già fatto a teatro. L'abbiamo fatto in televisione e a teatro. E poi vediamo, tutto può succedere, come dici. Ti sta proprio invece per il cinema? Non so, ti stai proponendo? Hai qualche problema? In realtà no, il cinema io ho fatto il primo film che ho fatto, ho iniziato con il cinema perché io feci il film di Piraccioni, che peraltro insomma era uno dei primi, quindi ebbe un grandissimo successo al cinema, addirittura con 70-80 miliardi, un incasso pazzesco. Sì, sì. E poi dopo, in realtà, avendo fatto subito la televisione, il cinema l'ho abbandonato. E purtroppo c'è da dire che se tu diventi un personaggio famoso, mettila come ti pare, popolare, ecco, io dico popolare, preferisco, con la televisione e il cinema un po' in Italia, un po' divide, no? Un po' la faccenda. Cioè se sei popolare al cinema, se diventi famoso al cinema, poi puoi fare la televisione. Viceversa, se diventi popolare in televisione, poi è difficile approdare al cinema. Però diciamo non me ne faccio una malattia, salve, non me ne faccio una malattia, sono felice così, va benissimo. Poi se il cinema mi dovesse chiamare, ben felice di farlo. Ultima domanda, sui fotoromanzi, tu hai iniziato anche con i fotoromanzi. Ah sì, oddio, preistoria, la mia preistoria. Ma come, cioè come era, funzionava, come... Oddio, i fotoromanzi... È divertente perché, addio, il microfono che si sposta, i fotoromanzi era divertente, mi divertiva perché era tutto un po' da mimo, no? Sì. Un po' la faccia che dovevi cercare di interpretare quella battuta, in realtà è sempre uguale, non è che cambia molto. Però un conto se ci scrivi ciao, un conto se dici scrivi aiuto, ecco, diciamo, dovevi interpretare con il viso un po' quella, poi sostanzialmente era chiaramente solo una foto bella, però era divertente, si organizzava, tu leggevi la storia, il regista ti chiamava, ti spiegava un po' quale era la storia, quale personaggio dovevi interpretare, ti dava delle indicazioni per quello che riguarda gli abiti. E poi ci davamo l'appuntamento la mattina c'era trucco e parrucco, quindi la preparazione, e poi si cominciava con le varie scene, come si fa anche nel cinema, nella televisione, e solo che con la differenza che chiaramente lì non hai battute da imparare a memoria, ma il regista ti dice quello che devi fare, quello che devi interpretare, ti dà la battuta al momento e tu sai che cosa succede, ecco. Conservi ancora qualche fotoromanzo? Ce l'ho quasi tutti, sì. Okay. Non solo, ma adesso tramite Facebook ne sono riusciti di praticamente altri. Tutti quanti. Sì, sì. C'è una pagina dedicata ai fotoromanzi, per cui trovi qualunque cosa. Ok, ti ringrazio per la disponibilità, allora ci vediamo a teatro. Grazie, vi aspetto tutti.